Ben ritrovati amici cari, questa è GotiWeb TV per una nuova informazione veramente a 190 gradi. Si inizia con Sant'Agata dei Goti, amici cari, cimitero, chiesto consiglio comunale. L'iniziativa dei due gruppi di opposizione naturalmente, proseguono le attività di recupero da prelevare i resti di sette salme. I consiglieri di opposizione chiedono con urgenza che il sindaco dia un'immediata convocazione del Consiglio Comunale straordinario per fornire ogni dettaglio dovuto ai familiari dei defunti interessati alla cittadinanza, tremendamente scossa da tale accadimento. Intanto continuano le attività di recupero dei feretri piombati nel torrente. Allo stato mancano ancora i resti di sette persone, lavori molto complicati dall'ingente presenza di materiale pesante che sta pretendendo la dislocazione in loco di ulteriori mezzi. Restando sempre a Sant'Agata dei Goti, problema idrico, le rassicurazioni del sindaco Riccio verso la soluzione. La carenza idrica verificatasi alla frazione Laiano e zone limitrofe è ben nota e seguita costantemente da questa amministrazione e direttamente dalla società gestrice del servizio idrico integrato GESESA. Così il sindaco Salvatore Riccio, amici, a pochi minuti dalla denuncia social del consigliere comunale Carmine Valentino, spiega quanto si sta avendo in questi giorni. Nella zona alta del territorio, restando allo stesso tempo note le interlocuzioni avute fino ad ora con la società GESESA. Riprende Riccio, sta sollecitando il gestore dell'impianto con ogni mezzo e nell'ultima comunicazione inviata ad ACS ha avvertito che il perdurare della situazione di crisi e del disservizio creato all'utenza dal mancato tempestivo intervento tecnico potrebbe far paventare l'interruzione di pubblico servizio. Siamo in costante contatto, conclude il sindaco Riccio, con GESESA che sta sollecitando ACS. Continuiamo le nostre notizie flash, amici, ma questa volta nel mirino c'è Moiano. Sì, perché dovete sapere che c'è stato l'addio a Diodato. Si è spento dopo un lungo coma. Uno dei figli era nato durante il ricovero, comunità a lutto. Il ciclista era rimasto coinvolto in un incidente a Moiano lo scorso maggio. È morto dopo quasi un anno da quel tragico impatto che ha segnato purtroppo in modo irreversibile la sua esistenza. È finito il viaggio terreno per Aniello Diodato, che il 20 maggio dello scorso anno era restato coinvolto in un tragico incidente stradale a Moiano, praticamente nella zona delle Tre Masserie. In quella che era una giornata soleggiata, l'uomo aveva inforcato la sua grande passione, la bicicletta, concedendosi un giro per le vie del territorio. Secondo le ricostruzioni che furono poste dagli inquirenti, inciso dagli uomini dell'arma dei carabinieri di Montesarchio, il ciclista si stava dirigendo verso il centro di Moiano, quando percorrendo l'area del campo sportivo con favore di pendenza, era stato colpito da un autocarro proveniente da opposta direzione di un'azienda di paese limitrofo che era impegnata in una fase di sorpasso. L'impatto fu tremendo con il povero Agnello che venne ricoverato in ospedale al Rummo di Benevento e immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico al fine di ridurre gli effetti determinati da un trauma cranico. Operaio in un'azienda del luogo, il 49enne lascia la moglie e due figli. Uno di essi è appunto nato tragico scherzo del destino mentre l'uomo era in coma. Passiamo ad Airola, ferito in incidente, serve sangue per Silvio. Corsa di solidarietà per Silvio De Masi. Si tratta del giovane artigiano di Airola che qualche giorno addietro era restato coinvolto in un sinistro stradale, verificatosi lungo lo scorrimento veloce in territorio di Paolisi. L'uomo di 50 anni, si ricorda, aveva impattato i blocchi di cemento posti al termine della strada,
per isolare il troncone morto della strada. Restando gravemente ferito, ne era seguito l'immediato trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento, con la richiesta di sangue quasi contestualmente venuta anche per il tramite del parroco della Santissima Annunziata, Don Liberato Maglione. Quanti volessero donare potranno contattare il numero di telefono 0824 57 328 segnalando il nome De Masi Silvio, l'uomo che si ripete ricoverato al San Pio di Benevento è sangue zero positivo, in quanto potrà ricevere tutti i gruppi sanguigni. E andiamo a Cusano Mutri, l'associazione sportiva dilettantistica ASD Tourism gestirà i luoghi fino al 30 di aprile di quest'anno. Riprendono quindi le iniziative a Bocca della Selva con l'obiettivo di creare attrazione verso uno dei luoghi più belli, suggestivi ed affascinanti del Sannio. Su volontà dell'amministrazione del sindaco Giuseppe Maria Maturo si è concessa l'autorizzare all'associazione sportiva dilettantistica ASDQ Tourism, con sede legale proprio a Cusano Mutri, all'utilizzo dei due percorsi sentieri naturalistici di proprietà comunale per l'esercizio di attività turistiche, in particolar modo di escursioni in motoslitte e di tracciati adibiti a questa singolare iniziativa di escursione. Vanno dalla piazzetta centrale di Bocca della Selva in adiacenza al rifugio montano fino al pianoro Padulo Rappatello. Allora, noi, amici cari, siamo giunti all'ultima notizia, siamo allo sport. Il Benevento sommerso dai fischi durante la gara cori e striscioni di contestazione. Vigorito in campo per abbracciare i suoi calciatori, un lampo dagli 11 metri che vale come un colpo a cuore per il momento e il destino del Benevento. Il rigore di Borrelli nella parte finale di partita cancella la fiducia e la speranza dei giallorossi. Ancora secco di vittorie in questo 2023 e con una situazione di classifica delicata che vede la strega in piena zona rossa. Un weekend che ha compromesso il momento del Benevento in una settimana che accompagnerà la squadra di Fabio Cannavaro ad uno scontro diretto per cercare di riavvicinare la salvezza contro il Venezia. Dagli oltre 500 tifosi giallorossi allo stirpe sono arrivati fischi assordanti incassati dai giocatori nel finale naturalmente di partita, ma negli istanti in cui la squadra ha scelto di raggiungere il settore ospiti occupato dai sanniti, i sostenitori della strega hanno respinto i calciatori alzando la voce, palesando il malumore di un momento complicato per lo spogliatoio giallorosso. Il Benevento è in classifica ancora ancora ancorato appunto a quota 23. Ebbene amici, e prima di salutarci voglio ricordarvi che è in preparazione a Sant'Agata dei Goti la nuova edizione di Coloriandoli e Sapori Miei, che quest'anno è in versione Zorro, avete capito bene, e che prevede la partecipazione ai giochi sportivi all'aperto di bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi per tutti quelli che sono interessati possono mandare i loro dati anche all'interno della nostra pagina di Goti Web TV su Facebook. All'interno di questa manifestazione anche quest'anno interverranno degli ospiti e dei gruppi folcloristici. E sabato 4 febbraio che cosa succederà? Appunto le nostre telecamere raggiungeranno Viareggio per riprendere i nuovi 9 giganti carri allegorici di cartapesta e intervisteremo appunto per le strade anche turisti e residenti del posto. Tutto questo servizio praticamente sarà inserito al servizio di Sant'Agata dei Goti. Quindi amici cari, una nuova edizione ricca veramente di novità.